Ma voi lo sapete cosa sono le licenze software? Se non lo sapete, continuate a guardare questo video. Benvenuti pinguini in questo nuovo episodio di FK Under the Hood, dove vado a scavare sotto la superficie del mondo dell'informatica e della tecnologia. Oggi vi parlerò di questo argomento molto complicato, quindi ci dobbiamo rilassare e procedere con calma. Il motivo per cui voglio parlare delle licenze software è perché credo che su YouTube, o comunque su YouTube Italia, non viene affrontato benissimo e voglio aggiungere qualcosa. Tuttavia non posso affrontare tutto l'argomento, altrimenti questo video durerebbe milioni di anni. Però possiamo inquadrare il discorso in un certo contesto. Ovviamente questo video ha a che fare molto con il legalese, che io non parlo benissimo, però ci proverò a spiegarvi qualcosa che magari voi non sapete. Tuttavia, prima di cominciare, vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò un nuovo video voi riceverete una notifica. Prima di tutto, iniziamo col dire che cos'è la licenza software. Questo dipende da giurisdizione a giurisdizione. In Italia la licenza software è uno strumento legale molto simile a un contratto, anzi forse addirittura equiparato a un contratto, che stabilisce il modo con cui un software può essere utilizzato, distribuito, copiato, eccetera 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 eccetera. Le licenze software appartengono a determinate categorie che fondamentalmente sono 5. Iniziamo da quella meno restrittiva a quella più restrittiva. La prima è la licenza di dominio pubblico, ovvero il software non ha una restrizione, insomma ci puoi fare tutto quello che vuoi. Poi ci sono le licenze permissive. Un famoso esempio è quella dell'MIT, che ti permette di modificare, copiare, ridistribuire il software sotto alcune molto semplici condizioni. Poi ci sono quelle copyleft, no, non ho sbagliato, è copyleft, che sono quelle che ti permettono di fare più o meno le stesse cose di quelle permissive, però possono essere virali. Poi capiremo bene che significa virali. Intanto andiamo avanti. Poi ci sono le licenze non commerciali, che magari ti permettono di utilizzare un software e anche di ridistribuirlo, però non puoi utilizzarlo per scopi commerciali. E alla fin fine ci sono le licenze proprietarie, insomma quelli dei programmi tipo Windows, Adobe Premiere, eccetera eccetera eccetera, quelli che comunque l'utente ha una grossa restrizione sulle cose che può fare. Scusami, ma come creo la mia licenza? Molto semplice, prendi un editor di testo tipo Blocknote e scrivi la tua licenza, è semplicissimo. Come ho detto, è un contratto, quindi lo scrivi. Una volta che tu la scrivi, la prendi, la appioppi al tuo programma e il gioco è fatto. Il tuo programma ha quella licenza. Lo so che tutto sembra semplice, e in effetti lo è, tanto semplice quanto scrivere un pezzo di testo. Il problema appunto è che la licenza, essendo appunto un contratto legale, deve parlare in legalese. E se la spieghiamo bene, qualunque avvocato può vincere in una causa, se noi per esempio vogliamo far rivalere i nostri diritti, se diciamo che c'è stata una violazione della nostra licenza d'uso. Benissimo pinguini, adesso vi faccio vedere un esempio di licenza software. Adesso facciamo questo piccolo programma in Python, il classico Hello World, e questo mio programma è bellissimo e gli voglio appioppare la mia licenza. Cosa gli scriviamo? Allora, in Python i commenti si fanno con il carattere cancelletto, e dunque scriviamo: vuoi usare questo programma e il suo codice secondo queste condizioni? Quali sono le condizioni che gli metto? Dunque, puoi modificarlo, ma non ridistribuirlo, altrimenti sarai una persona cattiva. Ci puoi fare i soldi, basta che mi riconosci il 20% di quel che prendi. Perfetto, adesso ce l'abbiamo, lo possiamo salvare, e adesso questo nostro codice ha questa licenza che io gli ho voluto dare. Adesso andiamo a vedere quali sono i problemi e le implicazioni di questo tipo di licenza, tornando al video principale. Adesso analizziamo la licenza che ho scritto.
e vediamo se va bene o non va bene. Quindi l'utente dico che può modificarlo ma non può ridistribuirlo. E che vuol dire? Distribuire cosa? La versione che gli ho dato o la versione che lui ha modificato? E già qua c'è una prima cosa ambigua. Allora inoltre dico che può farci i soldi, però mi deve dare il 20% di quello che ha ottenuto. E il 20% di cosa? Del netto? Del lordo? Anche qua non ci siamo. Appunto perché è una licenza scritta su due piedi, anche con i piedi, ed è soggetta a molte interpretazioni. E infatti anche un avvocato come mio cugino Vincenzo potrebbe farmi il culo in tribunale. E quindi che possiamo fare? Beh, se sei un'azienda grossa, prendi i tuoi legali e ti fa scrivere una licenza. Infatti molte licenze, se non addirittura penso tutte quelle famose, sono state scritte da legali. Adesso prendo come esempio una delle licenze permissive più famose, come dicevo poco fa, quella dell'MIT. E ve la devo leggere. Dunque, la licenza dice, l'ho tradotta dall'inglese, l'autorizzazione è concessa gratuitamente a qualsiasi persona di ottenere una copia di questo software e della documentazione associata, tra parentesi il software, per gestire il software senza restrizioni, inclusi a titolo esemplificativo, i diritti di utilizzo, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire, concedere in sublicenza e o vendere copie del software, e per consentire alle persone a cui il software viene fornito di fare lo stesso alle seguenti condizioni. L'avviso di copyright di cui sopra è questo avviso di autorizzazione devono essere incluse in tutte le copie o parti di esse. Continua dicendo, il software viene fornito così com'è, senza alcun tipo di garanzia, espresso o implicito, comprese ma non limitate le garanzie di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare e di non violazione. In nessun caso gli autori o i titolari del copyright saranno responsabili per qualsiasi reclamo, danno o altra responsabilità, sia in azione contrattuale illecito o altro derivante da fuori o in collegamento con il software di utilizzo o altri contratti nel software. La cosa che possiamo dire è che la licenza dell'MIT è divisa in due parti, dalle condizioni di utilizzo e da una disclaimer. La disclaimer praticamente dice, tu con questo programma puoi farci quel che vuoi, ma a me non interessa quello che succede al tuo computer o a te, dei danni a me non interessa perché te lo sto dando così come lo trovi. Come avete visto, anche questa piccola licenza, che è veramente molto breve, ha comunque un linguaggio molto specifico. Un'altra licenza molto famosa è la GNU General Public License, GPL, che adesso siamo arrivati alla versione 3, che non ve la leggo anche perché è un documento di molte pagine, però vi posso dire quali sono i punti principali di questa licenza. Devo leggere di nuovo? Allora, i punti principali della licenza GPL sono che è permesso copiare, ridistribuire, modificare e anche ridistribuire variazioni. Il fatto è che la licenza ti obbliga a rilasciare qualunque ridistribuzione sotto la stessa licenza, e questo che vuol dire che la licenza è virale. Cioè tu prendi un programma o un pezzo di programma che è stato rilasciato sotto la licenza GPL per i tuoi progetti, e il tuo progetto deve essere lasciato sotto la licenza GPL. E questa è una cosa molto importante. Un punto molto discusso della licenza GPL è che molti credono che con un programma lasciato sotto la licenza GPL loro non ci possono fare i soldi. In realtà questa è una cosa sbagliata. I soldi ce li può fare. L'importante è che quando consegni il programma al tuo cliente, gli devi pure dare il codice sorgente. Allora, complichiamo un po' le cose. Cosa succede a un file generato da un programma fatto sotto licenza GPL? Per esempio, io utilizzo GIMP, che è l'alternativa a Photoshop per Linux. E cosa succede ai file che vengono generati da un programma GPL? Beh, quelli non hanno la licenza GPL. È una cosa che molti pensano, ma in realtà no. Adesso prendiamo l'esempio di una licenza non commerciale, che è la licenza, quella Creative Commons non commercial. Questa è una licenza molto controversa perché praticamente non è ben definito che significa utilizzo non commerciale. È facile dire non commerciale significa non ci può fare soldi. Cioè la linea di cosa è commerciale e cosa non è commerciale non è ben definita. Vi faccio questo esempio. Posso utilizzare un programma con licenza non commerciale per gestire le operazioni della mia azienda. Io non vendo il programma, io semplicemente gestisco, che cosa ne so, la lista dei miei clienti. Questo ricade nella licenza non commerciale oppure un utilizzo commerciale, perché io non sto facendo i soldi con quel programma, io sto facendo i soldi utilizzando quel programma. Non è così semplice come si possa pensare, le cose sono sempre molto complicate. E infine facciamo l'esempio di una licenza commerciale. Quella più famosa è la Microsoft End User License Agreement, o EULA come dirsi voglia, che fondamentalmente non puoi fare un cazzo. Tu prendi il programma e lo utilizzi, non lo puoi né distribuire
non lo puoi modificare, non lo puoi decompilare, non puoi fare un cazzo. Tuttavia ci sono ancora altri modi per rendere le cose molto più complicate, per esempio la doppia licenza o double licensing come si dice in inglese. Ovvero esistono programmi, uno di questi è il Database Management System MySQL, che praticamente viene utilizzato nella stragrande maggioranza dei siti internet. Come si fa a rilasciare un programma con due licenze? Di fatto, è importante specificare, la licenza prende valore nel momento in cui ti viene dato. Io do questo programma e questa è la licenza. Se tu il tuo programma lo metti con la licenza GPL sul tuo sito, nel momento in cui viene scaricato, tu fondamentalmente stai dando quel programma con quella licenza. Però tu comunque puoi dare a qualcun altro lo stesso programma sotto un'altra licenza. Un altro punto è come fanno i soldi queste aziende che lasciano i loro programmi con una licenza permissiva o comunque copyleft. Molto semplice. Loro non fanno i soldi con il programma, loro fanno profitti mediante più che altro i servizi che offrono sui loro programmi che comunque vengono lasciati liberamente. Un'altra cosa di cui voglio parlare è a cosa si applicano le licenze. Io ho utilizzato molto spesso il termine software o anche programma, però diciamo il termine software è molto più olistico perché comprende anche non programmi, tipo immagini, suoni, musica, i testi. Tutto può essere lasciato sotto una qualunque licenza. Volendo uno può pioppare la licenza GPL anche una canzone, seppur i compositori devono anche rilasciare il codice sorgente, che in quel caso sarà lo spartito. Poiché la licenza GPL è molto focalizzata sui programmi, sono state inventate altri tipi di licenze per essere molto più generali e per essere applicate a qualunque materiale digitale. Voi sapevate tutto questo? Oppure voi avete mai utilizzato una licenza software? Avete mai avuto l'esigenza di utilizzare una licenza software? Scrivetelo nei commenti. Vi ringrazio di avermi ascoltato e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così non vi perdete il prossimo video e vi tenete aggiornati. Ci vediamo alla prossima, ciao!